Sono Ciro Lo Monte, candidato sindaco di Palermo per il Movimento Siciliani Liberi. E dato che il nostro motto è Palermo sia fiera di Palermo, per le giornate di primavera abbiamo pensato di fare, sulla base anche del successo di una visita guidata gratuita che abbiamo fatto domenica 19, alcuni giri del centro storico che ci permettono di capire, cosa è stata Palermo e cosa può essere in futuro. Domenica 19 abbiamo fatto una passeggiata dalla cattedrale, percorrendo il Cassaro Alto, e poi abbiamo terminato ai Quattro Canti e a Palazzo delle Aquile. È stata un'esperienza molto bella, molto divertente. C'erano moltissime famiglie, saranno state una cinquantina di persone. A me piace portare in giro e spiegare la storia di Palermo, anche perché ritengo che siano necessarie le conoscenze trasversali per spiegare bene questa città, per farla capire. Ma non mi aspettavo tanto entusiasmo, erano veramente contenti. Alcuni non conoscevano le cose che abbiamo visto e per loro è stata una scoperta, ma mi ha piacevolmente stupito che alcuni che invece conoscono questa città hanno detto che non avevano mai sentito parlarne in questo modo. Ritengo che sia necessario per diventare di nuovo orgoglioso, o meglio per diventare per la prima volta forse. Orgogliosi della storia di Palermo e per sentirsi veramente cittadini palermitani che vogliono costruire un futuro migliore. Sabato 25 ci vedremo a Piazza San Domenico, che è la zona degli Argentieri e degli Orafi, per cui da lì ci sposteremo a Palazzo Pantelleria, dove il cesellatore Gelardi farà vedere come si cesella una lastra d'argento. Dopodiché ci sposteremo a Sant'Andrea degli Aromatari, che è la chiesa dei farmacisti, poi a Sant'Eligio, che è la chiesa degli Orafi e degli Argentieri, e da lì ci sposteremo nella zona, nell'altro, questo è il mandamento, la loggia, la zona dell'Amalfitania, da lì ci sposteremo nel mandamento dei tribunali, alla Calza. E passeremo dalla bottega dell'argentiere Accardi e poi dal farmacista Crimaudo via Alloro, Piazza Rivoluzione e poi vedremo Palazzo Aiutami Cristo. Tutti i cittadini di Palermo sono invitati a partecipare, è una bella occasione per innamorarsi di più di questa città, sentirla propria, sentirsi orgogliosi della propria terra e della propria storia.